Allora, salve, era un po' che non facevo la recensione in movimento, anzi nemmeno troppo perché l'ultima volta fu per The Bear stagione 3. E mentre sto recuperando una serie che mi mancava tantissimo, che dovevo assolutamente vedere come quella di Lost, un po' per il fatto che anche il sommo maestro Matioski sta dedicando alla stessa una lunga retrospettiva, tra una stagione e l'altra, tra un certo numero corposo di episodi e un altro, ci metto in mezzo delle serie che mi posso quasi binge-watchare praticamente, visto e considerando che Lost appartiene alla vecchia forma seriale, cioè quella della stagione per 23-24 episodi, mentre per robe come The Bear o come quella di questo contenuto si tratta di 6-8-10 episodi estremamente veloci nel guardarle, le stagioni te le bevi, sempre che il mood, la qualità della stagione di per sé sia piacevole nel guardarla. Quindi se una serie è binge watchabile, quanto non lo so, mi viene a dire una delle mie preferite che è Stranger Things, è chiaro che vai avanti ai episodi. E Umbrella Academy, che è uscita nel 2019, la prima stagione, è una tipica serie molto binge watchabile. Tuttavia ci sono delle riserve, a partire dalla prima stagione fino ad arrivare agli ultimi minuti dell'ultimo episodio di questa quarta e, per quanto mi riguarda, sofferta stagione, ma sofferta per tanti aspetti. Prima di cominciare il video di oggi, vi ricordo che se siete interessati ai miei contenuti potete iscrivervi al mio canale premendo il pulsante sottostante, attivare la campanella per restare sempre aggiornati sulle novità mentre guido. Ovviamente, tutto quanto questo non è semplice dirlo. Potete sostenere il mio lavoro tramite Super Grazie in basso a destra, purché mi venga attivata la monetizzazione, speriamo di sì, ma penso proprio di sì. E detto questo, possiamo partire con il video in movimento di oggi. Sigla. Allora, chi aveva portato i fumetti di Way e di Va era un tale chiamato Steve Blackman, che sta nello Star System da un po' di tempo. Ideatore bravo, conoscitore di cinema, si vede che si è fatto di tante serie, si vede che è un grande amante del fumetto, e portare i fumetti di Umbrella Academy, che rappresentano una sorta di miscuglio di generi in un certo senso, che vanno un pochettino anche a, non dico emulare il mondo, la commedia nera in una serie, un fumetto come potrebbe essere quella di Deadpool, che spesso e volentieri magari tende a sfondare la quarta parete. Qui invece si rimane un po' più nei canoni classici, è una tipica struttura narrativa con buoni e cattivi, con personaggi diciamo grigi, come potrebbe essere Reginald Hargreaves, interpretato direi anche molto bene dal ormai vecchio Colm Feore, attore irlandese che, a partire dalla Tempesta del Secolo, portata come film per la TV basata sul romanzo di Stephen King, mi è sempre piaciuto tantissimo come attore. E lui è a capo di questa Umbrella Academy, che crea forzatamente, mettendo incinta delle donne senza la loro volontà, praticamente pensando di essere una specie di dio, e tira su tramite una particolare sostanza chiamata Marigold un gruppo di quello che si potrebbero definire ragazzi supereroi, che però tratta molto male, perché lui è qualcosa che va anche oltre il concetto di severità. Lui è veramente quasi un despota, uno che sa tutto, lui non vuole sentire ragioni. Ed è un po' il cuore di questa famiglia che si crea quasi in maniera forzata, e questi ragazzi, anche di etnie diverse, che sono costretti a diventare praticamente fratelli. Hanno anche un numero di attribuzione,
loro, solo che tutti quanti prendono dei nomi propri, da Allison a Valerie, che poi diventa Victor, mi sembra Valerie inizialmente, non mi ricordo, comunque sia Victor per il fatto di Ellen Elliot Page, poi ci sono Luther, c'è Klaus, insomma ci sono svariati personaggi, se ne uniranno anche altri, ci saranno anche altri ingressi, ovviamente una serie molto lunga, anzi medio lunga mi verrebbe da dire, perché le prime tre stagioni sono composte da 10 episodi l'una, mentre la quarta, l'ultima, è composta da 6, e qui c'è il primo cavillo che mette un po' in una cattiva luce questa quarta stagione. Allora, non si parla di qualità, bensì di preproduzione. Inizialmente Umbrella Academy doveva essere composta da 5 stagioni, tuttavia poi la cosa è stata ridotta a 4, e quindi la prima cosa che pensi è: accelereranno per arrivare ad un finale in maniera piuttosto sbrigativa, un rischio in termini narrativi, dato che bisogna mettersi sotto e cercare di far chiudere tutti i cerchi aperti nelle precedenti stagioni, o comunque magari nell'ultima stagione, e andarli a chiudere in modo pulito, razionale, senza troppi buchi narrativi, e che possa accontentare gli spettatori. Il problema è che si vede questa cosa della quarta stagione, che è stata un po' forzata nel chiudere un po' tutte quante le linee narrative aperte tra trame e sottotrame, e c'è un'ulteriore defezione, un ulteriore handicap che è causato dal fatto che la quarta stagione non è più composta da 10 episodi come lo era per le tre precedenti, ma da 6, e quindi corri ancora di più, e questo nel finale chiaramente si vede. L'entità malvagia, in questo caso è una specie di ibrido composto da 2 personaggi, io non andrò a spoilerare tutta quanta la storia della quarta stagione, per chi ancora non l'avesse vista la potete recuperare su Netflix, è a disposizione da ormai più di 4 settimane, e uscita, se non sbaglio, a ridosso di Ferragosto, ed è rispetta in buona sostanza l'anima della serie che Blackman ha portato sul piccolo schermo, perché da un punto di vista del montaggio, da un punto di vista della colonna sonora, è molto efficace, le interpretazioni sono buone, spesso e volentieri quella di Klaus, quella di Allison sono forse quelle un po' più marcate come buone interpretazioni, e come già detto in precedenza anche quella del signor Hargreaves. Gli altri sono un pochettino sospesi fra voglia di lavorare, vienimi addosso, e oltre le righe. Questo vale ad esempio un po' per Victor, questo vale un po' per Luther. Due personaggi interpretati da 2 attori che non mi hanno mai troppo convinto. Un po' la Ellen Page delle prime 2 stagioni aveva un qualche cosa da dire, ma nel momento in cui viene effettuato il cambio di sesso, per quanto riguarda l'attrice barra attore, e quindi la Valerie diventa, io chiedo scusa se dico Valerie, forse non è Valerie, ma comunque sia diventa Victor, sembra quasi che il suo viaggio sia terminato lì. Cioè, una volta arrivata al punto di aver capito di essere omosessuale, e quindi di andare incontro alle sue tendenze, la sua tendenza omosessuale, lei vuole essere a tutti gli effetti un maschio perché si sente bene così, chiaramente la cosa va di pari passo con il cambio della scelta di Ellen Page nel diventare Elliot, però sembra che il suo percorso sia finito lì, e questa cosa mi è dispiaciuta un bel po', perché inizialmente lei era la prima vera grande minaccia per l'Umbrella Academy, e la cosa poi si risolve in 4-4-8 quasi nella seconda stagione. Lei diviene a tutti gli effetti un personaggio positivo, che la cosa nemmeno mi guasta troppo, il fatto è il come.
ci sono delle scelte di risoluzione dei problemi in Umbrella Academy, ma questo vale per tutta la serie, non soltanto per la quarta stagione o per la terza stagione, che non è convincente. Ci sono delle, nemmeno mi verrebbe da dire lacune narrative, ma proprio scelte di forma e che non tornano, non piacciono, non storpiano quello che hanno detto in precedenza. Spesso e volentieri un problema che sembra enorme viene risolto in davvero troppo poco tempo. Qui nella quarta stagione la minaccia, come detto prima, è composta dalla fusione, o da quella che inizialmente sembra un'attrazione magnetica, chimica, qualcosa che va anche oltre la conoscenza umana, di due personaggi. Uno fa parte dell'Umbrella Academy, l'altro viene trovato durante la quarta stagione. Il problema, ripeto, è che in 6 episodi questa attrazione, che diventerà poi piano piano, ma nemmeno troppo, una fusione, è una vicenda che si svolge quasi ad atti ben congeniati e molto inscatolati velocemente. Vengono presentati, viene presentata questo personaggio, deve essere immediatamente salvato dai componenti dell'Umbrella Academy, che con i loro poteri rendono sempre un po' tutta quanta divertente, una messa in scena quasi dal sapore tarantiniano, anzi quasi rodriguesiano, mi vorrebbe da dire. E questa scelta poi del sangue finto che in CGI funziona a tentoni, non è convincente, e questo miscuglio di commedia nera che è sempre presente in qualsiasi tipo di battaglia, l'inserimento di musiche anche divertenti e di gag piuttosto esilaranti, come potrebbe essere quella del furgoncino con una baby shark che non riesce ad essere interrotta in nessun modo, è una cosa che fa ridere, ma che sfruttano un pochettino troppo, che va un po' oltre il richiesto. Comunque sia, il personaggio deve essere salvato, gli riscappa, ci sono due pseudo villain, che forse villain nemmeno sono, dato che si tratta semplicemente di un pensiero distaccato da quello che può essere di Argus o del gruppo dei ragazzi dell'Umbrella Academy, e che sono simpatici, ma sempre qui vanno un pochettino a riprendere quelle scelte tarantiniane che conosciamo abbastanza bene, se siete fan di Tarantino o del cinema di Rodriguez, ma anche in un certo senso del cinema di Wes Anderson, perché poi c'è anche con quell'abbigliamento scelto o con cui c'è quella sequenza del balletto che questi due fanno. Non so se avete visto la stagione, se l'avete vista avete capito, se non l'avete vista non capite assolutamente niente. I due villain si cimentano in un balletto mentre c'è il tentativo di recupero e di fuga di un tot di elementi dell'Umbrella Academy, con il personaggio che deve essere preso e portato al sicuro. Questo si pensa inizialmente, ma poi le cose cambieranno. E questo balletto sembra completamente fuori dalla narrazione principale, sembra una cosa voluta e messa lì per forza per far dire a Blackman, o chi di per sé che ha diretto l'episodio, adesso chiaramente non scendo nel merito perché non ho i dati sotto mano, che che bisogna mettere questa roba pulp, perché Umbrella Academy è fatta di questo. Ma questo non sta scritto da nessuna parte, e non è che se vai a omettere un momento pulp del genere non puoi soddisfare la voglia dei fan o di comunque sia coloro che hanno apprezzato la prima, la seconda specialmente e la terza stagione, perché sono dei momenti che sembrano non richiesti. Non è molto piacevole come cosa. Hanno tentato la carta del grande divertimento e della buffata di Umbrella Academy, dello stile e della forma, ma non è che questo significa necessariamente che la cosa verrà bene poi nel montaggio finale. E poi c'è appunto il finale. C'è un elemento durante questa quarta stagione che a me è piaciuto molto, ma che è stato sfruttato malissimo. Si tratta praticamente di un mezzo che permette un determinato personaggio del gruppo dei ragazzi di viaggiare in realtà parallele.
E ho storto un pochettino il naso quando si è cercato di fare, di mettere, di inserire quasi a forza nella storia, perché c'è stata una specifica situazione, uno specifico evento che ha compromesso ad un certo, ad un determinato personaggio la possibilità di sfruttare il suo immenso potere. In questa quarta stagione c'è una specie di piano B che Dio, il sistema, non si sa chi, l'ha voluto inserire, ok? E storcendo un po' il naso l'abbiamo accettata, io l'ho accettata anche di buon grado, perché mi è piaciuta la storia della mappa, delle stazioni e la possibilità di tornare non indietro nel tempo, ma di visualizzare una realtà parallela dove determinate cose sono accadute e in altre dimensioni dove queste cose non sono invece accadute, ne sono accadute delle altre. Il personaggio in questione porterà un ulteriore personaggio con sé e cambieranno o tenteranno di cambiare certe cose della realtà parallela, cercando di capire come si farà poi a tornare alla loro realtà. Ma questo non servirà assolutamente a niente e il finale utilizzerà questo famoso piano B per tentare di salvare la vita di un tot di personaggi. Questa cosa io ho capito che il tempo era poco, Blackman ha fatto quello che poteva con quel budget che poteva, perché sicuramente è stato fatto un taglio al budget, ma la messa in scena non torna proprio. È stata carina l'idea, ma come lo hanno portato sullo schermo la cosa non ha funzionato bene. E sappiamo che lo spin-off sugli Sparrow non avverrà mai, è stato tagliato definitivamente da Netflix, come è stato fatto anche per tante altre stagioni e per tante altre serie televisive. Ad esempio la famosa quarta o quinta stagione di Glow, serie fantastica, non avverrà mai. Si dice sia stata fatta un po' la stessa cosa anche per Stranger Things, ma non è stata mai ufficializzata. Netflix ha dovuto necessariamente effettuare un taglio su tutte quelle serie che avevano dei punti negativi, e quindi per quelle che sono già esistite e che avevano conquistato un certo numero di fan, hanno detto sì, andiamo avanti, ma soltanto per un'altra stagione. E per Umbrella Academy è stato effettuato un taglio netto sia al budget, sia alla quantità di episodi, sia ad eventuali altre stagioni. Per gli Sparrow, per gli spin-off degli Sparrow, di cui non me ne può fregare un cazzo, non si saprà assolutamente più niente. E Umbrella Academy si chiude con un finale, direi dolce amaro, ma più amaro che dolce, la serie che in parte mi ha incredibilmente entusiasmato, da un'altra parte mi ha fortemente deluso. È davvero una serie divisiva. Quindi fatemi sapere voi se avete visto la quarta stagione di Umbrella Academy, se l'avete giudicata migliore o peggiore delle altre tre. Io penso sicuramente migliore della terza, ma deludente rispetto alle prime due. Fatemi sapere nei commenti qui sotto che cosa ne pensate di questa serie e se vi piace questo tipo di contenuti. Ok, ci vediamo ovviamente in un prossimo video.